Il TAR Marche ha accolto, ancora prima dell'udienza di sospensiva fissata per il 18 settembre, il ricorso cautelare di associazioni animaliste e ambientaliste e ha sospeso la preapertura della caccia nelle Marche prevista per il 1 settembre. Regolare quella invece per la caccia allo stormo, per cui non è stato rilevato un pregiudizio di estrema gravità stop per il resto alla riapertura venatoria nella regione, come chiesto dall'AC, WWF, LIPU, EMPA e LAV, assistite dall'avvocato Tommaso Rossi, che hanno prospettato diverse motivazioni, tra cui la mancanza di un piano faunistico venatorio regionale e problemi legati alla cacciabilità di specie in cattivo stato di conservazione. Nel bilanciare gli interessi, il TAR in composizione monocratica ha Imposto lo stop per le giornate dell'1, il 4, il 7, l'8, l'11 e il 12 settembre, in relazione alla specie alzavola, marzaiola, germano reale, tortola, colombaccio, cornacchina grigia, ghiandaia, gazza e quelli prima del 18 settembre, blocco per Moriglione, Pavoncella, Starna e Pernice Rossa. Le associazioni ambientaliste, tra le quali Legambiente, Marche, Lupus in Fabola e Pro Natura Marche, parlano di storica vittoria e di pesante batosta alla Regione Marche, all'assessore Pieroni e alle associazioni venatorie in materia di caccia. Tra le critiche mosse all'interregionale delle associazioni è anche quello di aver ignorato l'autorevole parere scientifico dell'ISPRA, varando un calendario venatorio tra i peggiori d'Italia, con le stesse violazioni di legge dello scorso anno, in assenza di un calendario venatorio regionale e autorizzando la caccia a specie tutelate dalla Commissione europea, senza un serio piano di gestione che contrasti il declino di queste specie. Ora la questione sospensiva dovrà essere discussa in udienza il 18 settembre per la conferma o modifica del decreto emanato, senza sentire la controparte.